Buongiorno, ben ritrovati a Da Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Naturalmente apertura dedicata all'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il bollettino da coronavirus, perché salgono a 384 i casi positivi nella nostra regione, 82 gli ospedalizzati, 15 in terapia intensiva, 20 decessi. A dirlo poco fa in conferenza stampa a Trieste Massimiliano Fedriga. Allora ci colleghiamo subito con la diretta Facebook del Presidente della Regione per gli ultimi aggiornamenti. Sentiamo. Capacità di approvvigionamento di attrezzature. Il secondo, e questa è una cosa che spesso viene trascurata, ma ci vogliono le competenze per fare queste cose. E c'è una inevitabile corsa da parte di tutti i sistemi regionali ad accaparrarsi quelle competenze di natura manutentiva, straordinaria, di tecnici che sono in grado di attrezzare questo tipo di sistemi. Quindi noi su questo saremmo già pronti, ma ovviamente il limite delle disponibilità delle attrezzature diventa il grande problema. Poi le altre domande riguardano i tamponi in corso. Allora, ne contiamo circa un 600. È pronta, credo, nei prossimi giorni, un sistema che ci consente di accelerare tutta l'attività di monitoraggio e di ridurre i tempi degli esiti dei test. È un'attrezzatura che starà dal dottor Russo a Trieste, che collaborerà direttamente col professor Dagaro, che è il laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità, perché voi sapete che il meccanismo dei test ha bisogno della conferma dello Spallanzani, è l'unico laboratorio autorizzato, riconosciuto, pur nella capacità del lavoro che viene svolta anche da Udine, perché abbiamo raddoppiato l'attività dei laboratori, quindi questo ci consentirà anche di ridurre questo elemento di temporalità rispetto all'esito dei test, che voglio dire è uno dei temi che ci crea le maggiori difficoltà, in particolare per la inevitabile tensione delle persone che sono soggette al tampone e devono aspettare tempo per poter avere una risposta. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa che mi sembra importante. Se voi osservate l'articolazione del DPCM, e questo voglio dire è un lavoro che noi stiamo facendo in stretta e leale collaborazione veramente forte con il sistema delle prefetture, quindi le cose che ha detto il Presidente poco fa anche della grande collaborazione con i nostri prefetti, ma i compiti di controllo, di attuazione ma anche di monitoraggio del territorio sono competenze che non possono essere assunte dalla Regione. Stiamo assistendo ad una situazione che io considero fisiologica, intendiamoci, della popolazione che sente c'è il contagiato a casa, c'è quello che è messo in isolamento contumaciale dal Dipartimento della Prevenzione e c'è l'isolamento precauzionale. C'è la persona che pensa di poter aver avuto un contatto e quindi in termini precauzionali se ne sta a casa. Questa è una voce che spesso viene diffusa e quindi in particolare nei comuni di piccola dimensione questo produce una certa tensione, con i sindaci che ovviamente diventano i terminali di questo tipo di segnalazione. Allora, su questo è importante far capire che la titolarità del dato in ordine alla stretta osservanza dei limiti contumaciali sono di competenza prevalentemente dell'autorità competente, quindi in particolare dei NAS che fanno le verifiche in osservanza a questo. E il patrimonio delle informazioni, quindi dei dati, relativamente a coloro che sono conclamati e fanno parte degli elenchi dei dipartimenti di prevenzione non sono nella disponibilità ma anche nell'autonomia della diffusione del dato da parte della Regione, perché oltre a essere di competenza d'altri comunque sono protetti dalla legge sulla privacy. Quindi tutti quanti dobbiamo cercare di considerare questo un fenomeno non come un fenomeno di scarsa informazione dell'amministrazione ma di tutela della riservatezza in ordine evidentemente a delle condizioni di salute che riguardano le persone e che sono di governo normale nelle attività ordinarie e che vengono estese anche in questo tipo di caso.
Chiedo scusa, ancora la condizione per... Abbiamo sentito le parole in diretta del vice governatore Riccardo Riccardi con delega alla salute. Tra poco avremo modo anche di farvi vedere le prime dichiarazioni del presidente della regione Massimiliano Fedriga proprio al termine della conferenza stampa che si sta tenendo in questi minuti a Trieste. Ma ora andiamo a Pordenone perché da oggi è in corso la sanificazione degli ambienti all'Electrolux. La produzione è ferma ed è in programma un incontro con le RSU per decidere i prossimi passi per limitare la possibilità di diffusione del coronavirus. Per fare il punto della situazione nel Friuli occidentale diamo subito la linea a Daniele Micheluz. Buongiorno, siamo a Porcia, la vedete alle nostre spalle, la sede dell'Electrolux che oggi è chiusa perché è in corso la sanificazione della fabbrica, una sanificazione che è stata chiesta dai sindacati all'azienda proprio per poter garantire che si prosegua naturalmente nella produzione, una produzione che oggi è ferma e domani dovrebbe riprendere, però probabilmente con orario ridotto, e cioè passando dalle 8 alle 6 ore. Questa è una delle misure che potrebbero uscire proprio oggi nell'incontro che è in programma tra l'azienda e le RSU, che chiedono garanzie a tutela dei lavoratori. Bisogna dire anche che Electrolux è all'avanguardia su questo, è stata infatti la prima azienda in provincia ancora nel corso delle scorse settimane a prendere precauzioni importanti come l'utilizzo dei termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea anche in collaborazione con la Croce Rossa e poi l'utilizzo delle mascherine per tutti i dipendenti, in particolare per chi lavora nella produzione. Qui all'Electrolux ci sono all'incirca 2.000 dipendenti divisi a metà tra uffici e reparti di produzione. L'Electrolux già da tempo ha incentivato per quanto riguarda i colletti bianchi il cosiddetto smart working, cioè in molti stanno già lavorando da casa, sono bandite le riunioni per cui ci sono solo riunioni in videoconferenza o conference call. Provvedimenti importanti appunto che erano stati assunti da Electrolux, che erano stati richiesti e che sono richiesti con forza anche dalle sigle sindacali che accettano volentieri di andare avanti con la produzione nelle fabbriche, però a patto che vengano messe in pratica tutte le misure possibili per evitare o diminuire il più possibile il rischio di contagio da coronavirus. La FIOM e gli sindacati hanno dichiarato la mobilitazione fino al 22 marzo. E sono pronti anche allo sciopero nel caso in cui queste disposizioni, queste attuazioni da parte delle aziende non venissero messe in pratica. Nel corso della giornata di oggi sono tante le riunioni che si svolgono nelle aziende del territorio con le RSU proprio per cercare di garantire quello che chiedono i sindacati, è in primo luogo la sanificazione, come oggi è avvenuto qui in Electrolux, e poi anche tutte le misure che possano appunto assicurare il più possibile che si cerchi di evitare quantomeno il contagio. Naturalmente il rischio zero è impossibile, ma mettendo in pratica tutte queste disposizioni si dovrebbe riuscire a ridurlo, quindi possibilità aperta ad andare avanti con la produzione a patto appunto che tutto venga seguito nel migliore dei modi. Questa è la situazione per quanto riguarda le fabbriche. Facciamo poi anche un breve riepilogo di quella che è la situazione dei casi di coronavirus nel Friuli occidentale. Secondo le fonti del Ministero, i dati del Ministero della Salute sono 42 adesso i casi in provincia di Pordenone e sono interessati all'incirca una quindicina di comuni. Si va da Porcia, da Pordenone, Fiume Veneto, Valvasone, Cane, Vassacile e per il momento Pordenone segna un decesso che è quello di un 83enne di Sacile, morto la scorsa settimana in terapia intensiva all'ospedale civile di Pordenone, che tra l'altro frequentava l'associazione ex minatori di Fratta di Caneva, dove probabilmente è avvenuto il contagio, un luogo dove gli anziani si ritrovavano a giocare a carte e nel quale arrivavano anche alcune persone da Orsago e da Cordignano, cioè dal focolaio veneto, che poi sono risultate positive. Naturalmente gli ambienti sono già stati chiusi da più di una settimana, però probabilmente lì c'è stato un contagio perché a Caneva si registrano diversi casi, come
diversi casi si registrano anche a Valvasone, quindi ci sono delle aree che sono un po' più attenzionate e un pochino più colpite. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale è in prima linea per cercare di mettere in campo tutte le azioni possibili. L'ospedale di Pordenone è impegnato al massimo anche con la presenza delle tende, del pre-triage al pronto soccorso, allestite dalla protezione civile. Notizia di oggi, ieri sera sono arrivati gli esiti anche dei due tamponi che erano stati fatti a due ostetriche dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, che erano a casa in isolamento domiciliare perché presentavano dei sintomi influenzali. Bene, il tampone è negativo, quindi non c'è il rischio, altrimenti naturalmente si sarebbero dovuto prendere delle misure ulteriori proprio nel nosocomio di San Vito, ma questa ipotesi è scongiurata proprio per il fatto che i tamponi hanno dato esito negativo. Allora, per il momento da Pordenone è tutto, noi continuiamo a tenere monitorata la situazione sia sul fronte dei casi da contagio sia su quello che sta succedendo nelle nostre fabbriche. È tutto, a voi la linea. Grazie al nostro Daniele Micheluzzo assieme a Simone Caramassi per questo collegamento da Pordenone. Ma i controlli nel fine settimana come sono andati? Ieri a Udine alcune persone erano presenti nei parchi comunali e alla Tisana. Ora ci aggiorna il comandante della Polizia Locale, Nicola Salvato. Altro weekend denso di controlli per il corpo intercomunale della Polizia Locale Riviera Bassa Friulana. Sono state oltre 40 le persone sottoposte a controllo in questo fine settimana e sostanzialmente le due motivazioni che hanno portato i cittadini al di fuori delle proprie abitazioni, da una parte riguarda l'approvvigionamento delle derrate alimentari, mentre dall'altra riguardano i motivi indifferibili per l'attività professionale, non beneficiando della modalità smart working, quindi la presenza fisica sul posto di lavoro. La raccomandazione è sempre massima, quella di non lasciare il luogo della propria abitazione, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza fra persone anche a livello familiare di almeno un metro di distanza. Sono convinto, e la Polizia Locale su questo sarà sempre a fianco dei propri cittadini su tutti e 10 i comuni, stiamo svolgendo attività di controllo anche per il rispetto di quelli che sono gli esercizi pubblici in deroga. Fortunatamente ne abbiamo pochi, ma il rispetto da parte della comunità della Bassa Friulana è molto attento, quindi c'è parecchia attenzione e questo non fa altro che incrementare e accorciare i tempi di uscita dalla crisi epidemiologica che sta attraversando il nostro paese. Quindi cerchiamo di limitare gli spostamenti e le uscite dall'alveo familiare. Se lo facciamo, facciamolo in aperta campagna per prendere una boccata d'aria, ma manteniamo le distanze e cerchiamo di limitare le formule aggregative. Una raccomandazione rivolta ai giovani. Non è uno scherzo, quindi cerchiamo di, e anche tra di voi cercate di mantenere il più possibile la permanenza presso il vostro domicilio di residenza e evitate di aggregarvi, evitate di venire a contatto tra di voi, perché il contagio può essere contenuto, deve essere contenuto nel rispetto e nella collaborazione di tutti. Grazie al comandante della Polizia Locale di Latisana per questo videomessaggio. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea, ma anche voi come passate il tempo a casa? Vi facciamo vedere il lavoro dell'associazione Drago Rosa Burrida di Porcia, composta da donne operate al seno per carcinoma mammario, che in questo periodo è attiva a casa per la realizzazione di mascherine. Fai da te. L'associazione nasce per aiutare le donne nell'attività sportiva riabilitativa post operazione e in questi giorni a casa queste donne si mettono a disposizione della comunità realizzando mascherine di tessuto, donandole poi a chi ne ha bisogno. Ci spiega tutto in questo video la presidente dell'associazione, Mirella Burel. Buongiorno, sono Mirella, presidente dell'associazione Drago Rosa ODV. Noi abbiamo fatto di necessità virtù, non ci sono mascherine in giro e noi abbiamo pensato bene di costruirle.
Permetto che questo non è un presidio sanitario, le abbiamo fatte con l'amore e la passione di una buona madre di famiglia. Siamo tutte donne operate al seno per carcinoma mammario, che facciamo attività al Lago della Burida e ci divertiamo a dare attenzione e prestare attenzione a chi ha bisogno. Ribadisco, sono di stoffa, quindi sono doppie. Questa è la forma dalla quale noi creiamo la mascherina. Ci mettiamo gli elastici logicamente all'interno, così, in modo tale da predisporre già per la cucitura, e il prodotto cucito poi è più o meno così. Queste le abbiamo tagliato gli elastici perché abbiamo capito che non tutti hanno la stessa grandezza di viso e quindi probabilmente danno un po' fastidio. Quindi queste mascherine poi vengono piegate, cucite e sono pronte per l'uso. Sono di stoffa, quindi come tali devono essere lavate in un modo particolare. Vengono usate nel tempo limitato, perché sapete bene che quando si avvicina al viso il vapore acqueo della stessa nostra, di quando parliamo, forma umidità, quindi devono essere lavate nell'arco di 2 ore, 3 ore, però io immagino che queste mascherine vengono usate per uscire, per fare la spesa, per andare in farmacia, per quel poco tempo che ci è permesso di stare fuori. Logicamente chi ne vuole fare un uso più lungo nel tempo deve averne più di una, perché io presumo che con un paio d'ore uno può avere questa mascherina, poi la deve sostituire con un'altra. Vanno logicamente lavate, igienizzate. Per togliere, mi raccomando, toglietele dall'elastico, non da davanti, perché se sono infettate, tra virgolette, ci roviniamo noi stesse con le nostre mani. Quindi le togliamo dagli elastici, li mettiamo così a lavare con dell'acqua calda e dell'igienizzante, una goccia di candeggina va bene lo stesso, le lasciamo asciugare in queste belle giornate di sole, magari anche al sole, e se poi volete un colpo di vapore, del ferro a vapore, anche questo aiuta tantissimo. Sono gratuite, le trovate, per chi abita a Pordenone, le trovate presso l'orto in città. Paolo, il titolare, ci ha lasciato uno spazio all'esterno del negozio dove trovate un nostro box, e dentro all'interno del cartone ogni busta con il nome di chi ha provveduto a fare l'ordine. Quindi orto in città, via Grandi 2 Pordenone, per recuperare il materiale. Caso contrario, mandate un messaggio per gli ordini su WhatsApp al 380-795-7126, in modo tale da poter comunicare e darvi conferma della disponibilità e quando possono essere ritirate. Ribadisco, non è un presidio sanitario e quindi fatene l'uso limitato per il tempo che ci è stato concesso. Vi ringrazio di questa attenzione, un abbraccio a tutti e Forza Italia. E grazie Mirella per questo videomessaggio. State a casa, questa è una collaborazione attiva e fondamentale, l'eccezione è uscire. Questa è una forma di responsabilità per tutelare la propria salute e quella degli altri. Bisogna stare a casa. L'appello del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga è intervenuto in videoconferenza per fare il punto della situazione sanitaria in Regione. C'è uno sforzo enorme da parte del personale sanitario, della protezione civile, quindi è necessario che tutti si responsabilizzino. Quello che possono fare i cittadini è stare a casa, che una collaborazione attiva è fondamentale. Allora andiamo a sentire un estratto della videoconferenza che si è tenuto appunto attorno alle 11:30 del Presidente Massimiliano Fedriga. Vediamo se siamo pronti per proporvela. In questo momento vi do gli ultimi dati, perché sono di questa mattina, che ovviamente dopo nel pomeriggio verranno invece dati quelli globali come ogni giorno. Siamo a 384 positivi in Friuli Venezia Giulia, di cui 82 ospedalizzati, di cui 15 in terapia intensiva. Siamo arrivati a 20 decessi. E questi sono i dati che possiamo dare in questo momento. 20. E questi sono i dati che possiamo dare in questo momento.
Abbiamo iniziato, o meglio, predisposto, non iniziato perché è già concluso, diciamo, il piano di potenziamento delle terapie intensive. Oggi abbiamo terapie intensive, ad oggi, diciamo quindi senza il potenziamento, sono 29. Abbiamo fatto un piano che con risorse proprie, quindi senza l'arrivo di ulteriore attrezzatura necessaria da parte del governo nazionale, arriveremo a 94 terapie intensive in Friuli Venezia Giulia destinate al coronavirus. Abbiamo un ulteriore piano di espansione vincolato però alle forniture che il governo, vi chiedo ancora se è possibile spegnere i microfoni se non parliamo, se non parlate, perché altrimenti noi sentiamo scusate che battete sulla tastiera e i fogli che girate. Mettete in muto i microfoni, grazie. Quindi noi potremmo arrivare con le forniture che ci arrivano, se ci arrivano da Roma, a 139 terapie intensive più 16 sono quelle che potremmo mettere all'ospedale maggiore, perché l'ospedale maggiore è l'ospedale dedicato al Covid che non richiede terapie intensive. Quindi l'ospedale maggiore sarà l'ospedale Covid ospedalizzazione senza terapie intensive. Se dobbiamo arrivare alla massima espansione, quindi arriveremo a circa 155 terapie intensive. Questo per quanto riguarda il potenziamento che stiamo mettendo in atto, che ovviamente è molto importante dal punto di vista della risposta sanitaria da dare ai cittadini. Stiamo aspettando da livello nazionale la fornitura anche di DPI, quindi per capirci mascherine sia chirurgiche che mascherine invece PFF, FPP 2 e 3, e stiamo anche vedendo la possibilità, rispetto alle deroghe che dovrebbero esserci nel decreto, di procedere a produzioni regionali DDP, di mascherine principalmente di carattere chirurgico. Abbiamo già delle aziende che hanno dato disponibilità in tal senso, dunque aspettiamo la possibilità di deroga per poter attivare queste aziende a produrre mascherine. Per quanto riguarda approvvigionamenti dall'estero, ci siamo mossi anche autonomamente. Dobbiamo ovviamente verificare che le dogane dei paesi di origine, perché ovviamente ci auguriamo che la dogana italiana non faccia problemi, possa riuscire quindi ad esportare la merce e importarla in Friuli Venezia Giulia. Queste le dichiarazioni del presidente Massimiliano Fedriga, date poco fa in diretta anche dalla sua pagina Facebook. Naturalmente tutte le altre dichiarazioni verranno proposte nei nostri telegiornali, partendo dal TG Flash delle 16.30 e poi alle 19. Invece un'informazione di servizio che fa riferimento sempre al nostro palinsesto, perché il decreto anti-coronavirus vieta le celebrazioni pubbliche della messa, e Telefriuli, in accordo con la diocesi di Udine, trasmette in diretta le celebrazioni dal lunedì al venerdì alle 19.30 e la domenica alle 10, in replica alle 15 per quanto riguarda la domenica. Nelle altre giornate le repliche sono previste alle 7 del mattino del giorno successivo. Le sante messe saranno celebrate dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, dalla Basilica delle Grazie di Udine. Io vi ringrazio per l'attenzione, appuntamento con informazione al nostro TG Flash delle 16.30. Buona giornata.